Tutto bene, verifichiamo che tutto sia a posto. Pronto Alessandro? Ecco, vediamo Alessandro e gli diamo. Eccolo qua. Ciao Alessandro! Ciao Roberto, un Come saluto a stai? Hai tutti. fatto un po' di ritardo, eh? Dobbiamo Sono bacchettarti. arrivato con qualche ritardo, con qualche minuto di ritardo, sì, è vero, chiedo scusa. Vabbè, ma non sei già stato gentilissimo a offrire la tua disponibilità per TV Radicale. Alessandro, per diciamo, bando alle ciance, andiamo subito al cuore del problema perché abbiamo già mangiato diciamo, 11 minuti della tua trasmissione e dovremo chiudere comunque alle 13, altrimenti ci salta tutto il palinsesto. Quindi diciamo che abbiamo 48 minuti di cui parlare, nei quali parlare di un tema molto interessante. Il titolo che tu hai voluto dare alla tua trasmissione è Piccole e medie imprese, nessun pasto è gratis. Perché questo titolo, Alessandro? Perché da un'indagine europea confermata dalle indagini svolte nell'area dei paesi appartenenti appunto all'area euro, si è confermato un trend particolarmente preoccupante. Le piccole e medie imprese sono, anche nel caso dei pagamenti in transazioni commerciali o appalti, l'anello debole di una catena. Le piccole e medie imprese sostanzialmente forniscono servizi che poi non riescono a ricevere i pagamenti nei tempi stabiliti, sia nel caso in cui i loro interlocutori, i loro contraenti siano grandi imprenditori, sia nel caso in cui invece sia la pubblica amministrazione ad aver fatto richiesta di beni o di servizi. E proprio per questo nessun pasto è gratis, perché nell'ambito della Galassia Radicale, una collaborazione tra radicali italiani, Marco Beltrandi, me stesso e un gruppo di piccoli e medi imprenditori, abbiamo deciso di affrontare il problema del ritardo dei pagamenti che tanto limita la capacità di produrre delle piccole e medie imprese, che ricordo fin dall'inizio sono il 98% delle imprese italiane, per poter dare soluzione a quello che è un vero e proprio problema di mancata applicazione di stato del diritto. Come sempre ci sono delle regole, queste regole non sono rispettate e quindi le piccole e medie imprese hanno bisogno di una sponda politica, qualcuno che sappia raccogliere le istanze che hanno gridato ai 420, ma che nessuno ha raccolto. Nessun pasto è gratis perché appunto il pasto una volta consumato va pagato, anche se il pasto è fornito da un piccolo imprenditore, magari un piccolo imprenditore con una trattoria e non può avere i legali del grande chef, del grande ristorante del Gambero Rosso. Questa è una sorta di parallelo un po' azzardato, ma che mi sento di poter affermare. Questo è il motivo per cui ti ho proposto questo titolo per affrontare il problema dei ritardi dei pagamenti tra piccole e medie imprese. È azzeccatissimo, io direi di andare subito al cuore della questione. Ci puoi indicare quelli che sono i punti fondamentali? Ricordiamo che dopo apriremo le domande anche alla chat, quindi invito chi è in chat a cominciare a preparare le domande, visto che è un tema veramente denso e veramente molto importante. Ci puoi focalizzare quelli che sono i punti chiave della proposta di legge presentata da Marco Beltrandi e l'altro deputato Misiani, mi sembra? Sì, Misiani, che è il tesoriere del PD. Guarda, Sì. ti do un po' di numeri. Innanzitutto ci sono attese che nel massimo raggiungono i 600 giorni. L'European Payment Index del 2010, che è uno studio commissionato dalla Comunità Europea per poter verificare la necessità di una nuova direttiva, ha verificato come in Italia i pagamenti siano intorno ai 186 giorni, contro i 63 della media UE. Mentre tra privati i fornitori saldano dopo 96 giorni contro 55 giorni della media UE. Considera che il giro d'affari che viene ritardato nel pagamento è di circa 50, 60, 70 miliardi solo in Italia, le stime non sono precisissime per ovvi motivi, visto che le fatture sono ballerine e in continua dilazione nel pagamento. Abbiamo deciso di affrontare questa tematica. Vado direttamente ad alcuni punti, come dire, connotanti questa normativa. Innanzitutto specifico che non è il frutto di un'elaborazione originaria radicale, ma è il frutto di uno studio. Noi abbiamo verificato come in Francia, nel 2009, la Francia che ha una struttura commerciale più sviluppata nelle grandi imprese rispetto alla nostra, ma che comunque ha un tessuto di piccole e medie imprese molto molto forte, ha adottato una normativa a cui noi ci siamo parzialmente ispirati. Preciso subito che la Francia aveva una particolare attenzione ai ritardi dei pagamenti tra imprese. L'Unione Europea, invece, conscia del fatto che la direttiva emanata ormai all'inizio del 2000 non aveva raggiunto gli obiettivi sperati, ha fatto una nuova proposta. Questa
Questa proposta dei tempi lunghi, perché prima che venga approvata dal Parlamento europeo, approvata dai singoli stati e poi formalmente emanata, ha successivamente bisogno di un recepimento da parte degli stati membri, e noi abbiamo il recepimento con legge unica, la legge comunitaria alla fine dell'anno, quindi facendo due conti proprio alla Carlona, noi avremmo avuto eventualmente la recezione di questa direttiva solo tra un anno e mezzo. E quindi si è deciso di fare un intervento che mutuasse le parti migliori delle proposte innovative della direttiva europea con le parti migliori della proposta di legge francese, per andare a prendere un po', come dire, il meglio per poter stabilire quali siano gli interventi necessari. E vado subito ad elencare un pochino quello che è il contenuto della legge. Innanzitutto è stato stabilito che il termine di imprenditore debba essere più ampio di quello contenuto all'interno del nostro codice civile, e per imprenditore si intende sostanzialmente tutti coloro i quali svolgono un'attività di transazione di fornitura di beni e servizi. E per esempio noi vi abbiamo incluso anche i professionisti, perché i professionisti scontano lo stesso ritardo, esatto, quando fiscono dei servizi. Con una particolarità però, non abbiamo limitato ai professionisti che sono appartenenti a un ordine, perché ci sono molti liberi professionisti che non hanno le prebende e i vantaggi degli appartenenti all'ordine, quindi estendendo il tutto abbiamo pensato che rispetto alla normativa comunitaria fosse necessario poter ricomprendervi anche coloro i quali non hanno lo scudo protettivo dell'ordine. Nelle definizioni ci sono state alcune definizioni che sono importanti per poter comprendere che cosa si intende, visto che, come detto, rispetto ai nomen iuris, diciamo, della normativa nazionale sono un pochino diversi, e proprio sempre riguardo al termine di imprenditore, per evitare equivoci, noi abbiamo diviso in produttori, fornitori di servizi, grossisti e importatori. Vado proprio a prendere gli articoli. Il saggio di interesse. Una volta che il saggio di interesse deve essere applicato perché non è stato pagato la fattura, la ricevuta bancaria al termine stabilito, noi abbiamo proposto un tasso di interesse che sia pari a quello della Banca Centrale Europea, con un maggioramento del 10%. Considerate che adesso il tasso BCE è dell'1%. La normativa europea prevedeva un aggravio percentuale di almeno 7 punti e noi abbiamo fatto la stessa scelta francese, il 10%, quindi adesso in caso di ritardo ordinariamente l'interesse di mora è pari all'11%. Sono poi previste delle ammende ulteriori. Nel caso della pubblica amministrazione c'è l'Unione Europea che è particolarmente severa, perché molto spesso, lo voglio anticipare qui, il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione è un escamotage surrettizio per rispettare i patti di stabilità interni. Sostanzialmente si spostano all'anno successivo i pagamenti dovuti all'anno corrente per far apparire i conti maggiormente in ordine, e in questo caso, appunto, mutuandolo dalla proposta di direttiva europea, noi abbiamo una vera e propria penale pari al 5% dell'importo del contratto, o comunque della transazione. Nel caso invece dei privati abbiamo previsto un'ammenda pari nel minimo a 5.000, nel massimo a 15.000 euro, che deve essere poi stabilita da chi giudicherà nel merito. Altre cose molto importanti: c'è una previsione di armonizzazione del termine massimo dei pagamenti a 30 giorni, per fare in modo che tendenzialmente questo sia il termine massimo. Chiaramente nel mercato non si può ingessare tutto, quindi sono previsti delle deroghe, e queste sono chiaramente, però devono essere rese oggettive. Tra i privati, in modo ordinario, si può estendere sia a 45 che a 60 giorni, o dalla data di arrivo della merce o dalla data di emissione della fattura. Per quanto riguarda poi la possibilità di crisi eccezionali, di situazioni di mercato eccezionali, si possono ottenere degli accordi intercategoriali per fare in modo che una data categoria di operatori commerciali o imprenditoriali possa fattiziamente stabilire che ci sia
una necessità di allungare i tempi di pagamento, però in questo caso c'è un doppio controllo. Innanzitutto c'è una verifica da parte dell'autorità garante del mercato, che tecnicamente deve verificare come le condizioni di quello specifico settore necessiti di questo intervento. E successivamente c'è un regolamento delegificante emanato dal ministro competente, quello dell'economia, che poi autorizza sostanzialmente ratifica, verifica che tutte quante le condizioni che hanno portato a un allungamento nei pagamenti sia oggettivo sia effettivo. Ci sono oltretutto ulteriori norme, per esempio gli imprenditori molto spesso non hanno piacere, soprattutto i piccoli, ad andare a recuperare i propri crediti davanti al magistrato. Ora, in Italia noi abbiamo un problema enorme che è quello dei tempi della giustizia, che sostanzialmente rende inutile questo tipo di azione, perché una giustizia ritardata è assolutamente inefficace, soprattutto nel caso di commercio, nel caso di economia. Però vogliamo fare in modo che questa non sia l'unica condizione immanente. Noi speriamo, per esempio, nel processo telematico, speriamo che ci possano essere degli elementi che velocizzino il processo, e comunque abbiamo previsto anche il recupero delle spese, dei costi amministrativi legati come dire, alle cause necessarie al recupero di questi crediti. E il saggio di interessi, stavo dicendo, mentre per la pubblica amministrazione è pari all'11% fisso, i privati possono anche decidere di variarlo, e lo possono fare però al massimo non scendendo sotto il 6%. Come detto, è una norma che tende a favorire il pagamento, ma non a eliminare del tutto la possibilità dei privati di derogare, creando delle condizioni più favorevoli. Queste credo che siano sostanzialmente le cose più visibili, più notevoli. Poi magari nel corso di questa chiacchierata, se c'è qualcuno che vuole Approfondiamo. approfondire. Guarda, innanzitutto Alessandro, dalla chat comincio. Allora, io vorrei dire una cosa che non ho detto in apertura, ma che è questa. Alessandro Massari è una di quelle persone, diciamo, che non appaiono tanto, diciamo, per il lavoro che fanno, ma veramente è una di quelle persone che lavora tantissimo, aiuta i parlamentari radicali nella redazione delle loro proposte di legge ed è molto esperto di questi temi, quindi è una risorsa preziosa per la chat, quindi invito la chat a fare molte domande. La prima domanda ti arriva da Antonio Borrelli, il quale ti chiede: non credi, Alessandro, che sarebbe semplicemente necessaria una struttura assicurativa nazionale del credito istituita anche con la partecipazione delle piccole e medie imprese, che in Italia si fanno troppo i cazzi propri? Guarda, sicuramente una soluzione del credito nazionale potrebbe essere una soluzione, ed è stata anche una soluzione proposta. Il problema è che questo aggravia ulteriormente i costi in un momento in cui bisogna ridurre letteralmente al minimo i costi a causa della crisi economica. Non è un caso che questa proposta di direttiva e il recepimento da parte nostra di queste istanze sia arrivato in questo momento. E la piccola e media impresa si fa i cazzi propri. Certamente non è organizzata come il capitalismo confindustriale, cioè hanno una capacità minore di poter agire come un'unica corte. Abbiamo detto, sono il 98% delle imprese del paese, e credo che si facciano i cazzi propri, si intenda non abbiano una capacità di agire coordinata per un bene superiore. E questa è una possibilità, appunto, quando non si ha un grado di associazionismo molto coeso. Ma potrei dire che è anche un bene, perché l'alternativa, appunto, potrebbe essere il modello confindustriale, il capitalismo assistito, che non è il caso delle piccole e medie imprese, e un mercato drogato sostanzialmente. Quindi io non propongo il modello della piccola e media impresa come risolutivo, ma credo che non bisogna buttare il bambino con tutta l'acqua sporca. Un settore che rappresenta il 98% dell'entità complessiva delle imprese in Italia deve essere considerato. Ci sono poi degli egoismi specifici, questo fa parte del gioco, ne siamo coscienti, però come detto, qui è un'impostazione liberale, c'è la necessità del rispetto dello Stato di diritto. Se non solo la legge, ma anche i contratti, gli accordi tra i parti prevedono dei termini perentori, questi devono essere stabiliti e non è possibile che a derogarli siano in modo unilaterale la parte più forte, perché sia le pubbliche amministrazioni spesso hanno, c'è stato soprattutto Italia Oggi che si è occupato di questi temi, hanno in modo unilaterale mutato i termini di pagamento. La grande impresa invece ha semplicemente fatto propria la posizione dominante.
soprattutto nelle piccole e medie imprese che sono subfornitrici da parte della grande impresa di commesse, se ne approfittano, perché andare a pretendere il pagamento nei tempi molto spesso può voler dire anche nei fatti rescindere un flusso di lavoro costante che proviene dalla grande impresa. Antonio Borrelli soggiunge: hai il dato di quante piccole e medie imprese lavorino con la certificazione di qualità di quel 98% che hai citato? No, il dato esatto non ce l'ho, però è chiaro che sono molto poche, perché uno dei problemi della piccola e media impresa è proprio la dimensione. E Antonio va a trovare tutti i punti particolarmente interessanti. No, i dati della certificazione di qualità non ce li ho, sicuramente non sono il 98%, sono inferiori. Questo è un altro aspetto, un ulteriore aspetto della piccola e media impresa, che però non riguarda l'aspetto specifico che ho introdotto in questa trasmissione di quest'ora quest'oggi. Quindi sì, Antonio, hai ragione, non tutti ce le hanno, il numero è ben inferiore al numero delle piccole e medie imprese. Alessandro, ti faccio io un altro tipo di domanda. Hai fatto riferimento, hai affermato appunto che questa proposta di legge include anche i professionisti, giusto? Sì, assolutamente sì. E anche i professionisti che non rientrano negli ordini professionali. E questa è certo. Sarebbe una cosa rivoluzionaria, visto che, e ti invito a fare una riflessione su questo, visto che ormai la partita IVA, l'apertura di una partita IVA sembra essere diventato il nuovo strumento attraverso cui si può accedere al lavoro. Ricordiamo che fino a qualche anno fa, quando furono introdotti nel mercato del lavoro i primi elementi di flessibilità, si ricorreva a contratti a progetto piuttosto che a contratti di collaborazione. Adesso invece le partite IVA sembrano proprio perché forse sono diventate, te lo chiedo, fiscalmente più convenienti per i datori di lavoro, diciamo, chiamiamoli così, anche se non è il termine esatto. E adesso si preferisce aprire appunto la partita IVA perché sia da un punto di vista fiscale che amministrativo ci sono molte meno incombenze, non si ricorre più a quel velo surrettizio rappresentato dai contratti a progetto che poi nascondevano altri tipi di rapporti contrattuali. Sì, sono state incluse anche le partite IVA perché anche da un punto di vista numerico piccoli e medi imprenditori sono poco più di 4 milioni in Italia, mentre invece il popolo delle partite IVA raggiunge 6 milioni. Quindi era necessario dare una copertura sostanziale anche a queste persone, soprattutto potendo sfruttare il fatto che nell'Unione Europea si va a guardare più la sostanza degli eventi piuttosto che la forma. Una volta che la nozione di imprenditore era estesa anche ai professionisti, ci sembrava del tutto illogico limitare solo ai professionisti iscritti a un albo questo tipo di tutela, altrimenti avremmo ulteriormente aggravato una asimmetria presente all'interno del mondo dei liberi professionisti, che hanno tutti gli stessi disagi, appunto una scarsa certezza, diciamo così, di poter ricevere al termine della fattura, la scadenza della fattura per il servizio offerto, il pagamento corrispondente. Ecco, magari un avvocato o un ingegnere potevano ricorrere anche agli strumenti d'ordine, mentre invece altri professionisti che non hanno questo tipo di tutele sarebbero rimasti fuori sia dalla tutela dell'ordine, ma soprattutto dalla tutela della legge. Perfetto, allora intanto vediamo l'altra domanda, un'altra domanda che arriva dalla chat, la fa Lafayette e chiede: cosa ne pensi? Lafayette, che sai benissimo chi è, si tratta di Salvatore Antonacci. Sì. E Lafayette. Allora, la domanda è questa: cosa ne pensi dell'interpretazione austriaca dell'attuale crisi finanziaria? In particolare, cosa pensi del ruolo della Federal Reserve americana nell'eventuale innesco della crisi con la sua politica di tassi bassissimi che avrebbero gonfiato spropositatamente il debito? Questa è una critica che viene fatta dagli austriaci e soprattutto viene fatta al precedente governatore della banca statunitense. Gli statunitensi hanno immesso grandissime quantità di moneta sul mercato e ciò avrebbe generato questa bolla speculativa che si è andata a sgonfiare negli ultimi due anni. Io credo che il problema delle crisi cicliche, affrontato bene da Hayek Mises, da tutta la scuola austriaca, sia un problema effettivo. Ci deve essere una corrispondenza tra il credito erogato e i beni prodotti, questo su qualsiasi manualetto di economia viene ben scritto,
Dopodiché abbiamo due soluzioni: o una enorme emissione di moneta che produce queste bolle speculative, oltre che la tassa di inflazione, oppure politiche keynesiane, che sono quelle che poi ha adottato Obama per poter dare soluzione al problema della crisi statunitense. E sicuramente questo è qualcosa che dà da pensare. Lafayette conosce molto bene la teoria austriaca e io credo abbia ragione. La politica dei tassi bassissimi è negativa. Io non credo che bisogna andare ad offrire ulteriore moneta. Io credo che bisogni cominciare a ricostituire il risparmio, perché ricordiamo che la crisi è nata per un eccesso di indebitamento soprattutto privato, perché tutto è nato dal mercato immobiliare, dall'accesso al credito consentito a persone che purtroppo per loro non avevano né un lavoro né un reddito che consentiva il mantenimento di un impegno su lunga scadenza, quale è un mutuo. Quindi il problema non è tanto quello di mettere ulteriore denaro, quanto quello di aumentare il risparmio. Bene, innanzitutto ti devo ringraziare perché stai innalzando l'audience di TV Radicale. Certo, i nostri numeri sono ancora piccoli, però andiamo avanti con le domande. Domenico Letizia ti chiede: ho sentito da Leonardo Facco che oggi valutare a quanto sia di percentuale la tassazione è impossibile se si calcolano tutti i dazi e varie. Volevo chiedere a livello percentuale a quanto ammonta la tassazione per un piccolo imprenditore sul suo guadagno, secondo Ma te? all'incirca al 55%. Un imprenditore onesto che paghi tutto, come un italiano onesto che paga tutto, il 43-44% formale si trasforma in un 55% sostanziale, un peso enorme, oggettivamente insostenibile. Allora, Stefano Santarossa fa delle considerazioni e afferma, scrive, ci sarebbe da discutere di come viene applicata la legge Bersani nella pubblica amministrazione. E si basa solo allo sconto sulla prestazione, praticamente non guardando, allo sconto per la prestazione che è La appena qualità. prestazione, non guardando la qualità della prestazione, appunto. Che considerazioni hai da fare a tal proposito? Questa è una considerazione reale che è stata verificata andando appunto a vedere delle singole questioni. Purtroppo è vero, lo sconto sulla prestazione coniugata all'allungamento dei pagamenti cerca di far rispettare il patto di stabilità interno. Come dire, a Roma, durante la prima Repubblica, io ho visto in alcuni seggi all'interno di una scheda mettere una fetta di mortadella e di magnateve pure questa, nel senso che effettivamente la situazione della finanza pubblica sconta delle politiche irresponsabili negli anni precedenti. Ormai il fondo del barile è stato raschiato e quindi il ritardo nel pagamento insieme allo sconto sulla prestazione è l'unico escamotage con la quale la pubblica amministrazione tende a ridurre i costi quando invece dovrebbe affrontare in modo organico e non voglio dire definitivo, ma insomma serio, il problema di una riforma. Non si può continuare a fare un aumento della spesa corrente costante che porta poi a delle inefficienze. Bisognerebbe affrontare il problema nella sua totalità. Allora, Antonio Borrelli fa una considerazione. Le piccole e medie imprese, prima di lamentarsi, però, dovrebbero investire in ricerca. In Italia, afferma Antonio, solo lo 0,05% da parte delle piccole e medie imprese. Oggi mi impappino su piccole e medie imprese. Occorre l'eccellenza amministrativa e organizzativa. La strategia vincente, l'idea killer è questo prima di sollecitare interventi che fanno restare in vita imprese decotte e in sovrannumero. Ecco, probabilmente è la crisi strutturale che impedisce alle piccole e medie imprese di investire in ricerca e sviluppo. Vero Alessandro? In un momento in cui c'è la crisi, è chiaro che uno dei primi capitoli di bilancio che saltano è proprio quello della ricerca, però la critica di Antonio è una critica a tutto il sistema economico italiano. Io avevo premesso all'inizio che io non credo la dimensione della piccola e media impresa sia la dimensione ottimale, soprattutto in questa percentuale al 98%. Però è vero che la ricerca e lo sviluppo riescono meglio su numeri più grandi. È normalmente la grande impresa quella che può investire in ricerca e sviluppo. Ed ecco perché in un saggio scritto insieme a soprattutto da Daniele Bertolini e da Valerio Federico abbiamo affrontato il problema del capitalismo italiano. Sì, ritengo che la percentuale delle piccole e medie imprese italiane non sia una percentuale da grande paese industriale. Bisognerebbe sviluppare
la grande impresa. La grande impresa però fa di tutto per impedire che ci siano nuovi competitori, insomma, che ci sia un mercato contendibile. Sì, non fanno ricerca, non fanno sviluppo, ma questo non è consono alle dimensioni della piccola e media impresa, io mi permetterei di dire. Insomma, bisogna poter disporre di fatturato, di un ambito di operazione, anche di capacità interne di poter fare questo tipo di ricerca e di sviluppo. Normalmente non è la piccola impresa, soprattutto la piccola, quella che in Italia è oltretutto la più sviluppata, a poter dare questo tipo di apporto allo sviluppo economico nazionale. Allora, c'è una domanda lunghissima da parte di Domenico Letizia, io provo a leggerla e a sintetizzartela un poco, perché poi non è stato contento della domanda lunga, ci ha messo anche un link lungo. Allora, volevo fare ad Alessandro questa domanda: cosa pensi di questo progetto? Se ne ha sentito parlare, un progetto sponsorizzato da Mercato Libero, organizzare un gruppo di imprenditori che decideranno nei prossimi mesi di spostare la loro attività in Svizzera. Tale progetto verrà portato avanti da una imprenditrice che ha deciso di spostare la propria attività, due, un organismo che aiuta gli imprenditori a spostare le attività in territorio svizzero, una struttura che offre importanti agevolazioni fiscali e di infrastrutture, ecco alcune importanti informazioni di base sulla Svizzera. Beh, è una domanda molto disordinata. Il senso è, insomma, cosa ne pensi di questo progetto? Se ne hai sentito parlare, e No, qual è la tua del opinione? progetto specifico non ho sentito parlare, però credo che appunto sia il frutto della globalizzazione. Io credo che gli imprenditori non siano dei filantropi, perlomeno non lo debbano essere, e ritengo normale che le attività si spostino quando nel proprio paese non ci sono le condizioni minime per poter fare impresa. Ecco, una delle prospettive della proposta di legge che noi abbiamo fatto era proprio quello di poter mantenere in Italia quel tessuto produttivo, eliminando quegli arbitri, quegli abusi sostanzialmente ingiustificati e anche odiosi che pongono questi problemi e che poi fanno spostare le imprese su territori che garantiscono dei servizi, garantiscono anche dei trattamenti fiscali diversi. È evidente, la globalizzazione consente in questo momento di poter spostare le imprese. Le piccole e medie imprese molto spesso per la loro dimensione sono più legate al territorio, la grande impresa riesce meglio, abbiamo visto adesso la Fiat che cosa ha fatto sia Volevo in proprio chiederti questo a proposito della Fiat, quale fosse la tua opinione? Te la dico secca, credo che Marchionne, prescindendo da valutazioni soggettive, ma proprio oggettivamente ha fatto saltare il tipo di capitalismo che è presente da un sessantennio in Italia e descritto da Ernesto Rossi, il capitalismo inquinato. Marchionne sostanzialmente ha sfruttato tutte quante le opportunità della globalizzazione senza nessuna virtù, in modo cinico, ma lo ha fatto quando è diventato interlocutore di Obama. Adesso sta facendo saltare innanzitutto la possibilità che ci sia un rapporto fisso tra Fiat e Confindustria. Chiaramente questo presuppone un successivo passaggio, cioè la possibilità che l'asse Confindustria-sindacati possa incidere di meno sulle scelte di politica economica che il governo, come dire, arbitra, perché poi la triangolazione tra governo e associazioni sindacali di lavoratori e di datori di lavoro produce dei veri e propri sfaceli. Le motivazioni per le quali lo ha fatto non le voglio valutare in questo momento, ma sicuramente ha fatto saltare lo schema, o può far saltare lo schema di capitalismo assistito, confindustriale, che vede imprenditori. L'esempio della cassa integrazione: la cassa integrazione viene concessa con un provvedimento amministrativo. Ecco, il piccolo imprenditore non avrà mai la cassa integrazione, il grande imprenditore Fiat per primo l'avrà sempre. Nel momento in cui ha avuto possibilità diverse, dovute proprio alla globalizzazione, alla crisi, alla capacità di questo manager di essere particolarmente dinamico, ha avuto la certezza di altri mercati, di altre sponde, e in Italia sta facendo saltare un meccanismo sessantennale. Ecco Alessandro, un'altra domanda che arriva sempre da Antonio Borrelli è questa: occorre un vero governo dell'economia, non credi Alessandro? Urgente pure, quindi la domanda è questa: esiste un governo dell'economia? Domanda No. apparentemente stupida, ma in realtà non lo è affatto. Guarda, esiste un governo dell'economia, sì, e del capitalismo confindustriale che io tanto critico, o meglio, non io, continuo a dire, c'è un saggio scritto soprattutto da Daniele Bertolini al quale ho partecipato io con Valerio Federico, spero che presto sarà
trovabile sul sito di radicali.it, e comunque è stato pubblicato sull'ultimo numero di Quaderni Radicali. Il governo dell'economia attuale è un governo inefficiente, iniquo, sperequato a vantaggio dei forti contro i deboli. Se per governo dell'economia si intende un'operazione razionale che possa rilanciare i settori veramente produttivi, lasciando non vorrei dire abbandonando a se stesso i settori che lui ha definito decotti, ma credo di sì. Insomma, noi abbiamo sempre parlato di modello Rover versus modello Fiat in Gran Bretagna, quando si resero conto che la Rover non aveva più possibilità di sopravvivenza sul mercato, è stata ceduta. Tutti si preoccupavano dei posti di lavoro, i posti di lavoro sono stati garantiti da una grande impresa giapponese che è andata a produrre in Gran Bretagna. In questo modo lo Stato non ha dovuto più andare a erogare denaro per sostenere un'impresa privata non più capace di produrre utili. I lavoratori sono stati trasferiti in altre imprese, appunto la Nissan, facciamo proprio nome e cognome, che ha continuato a produrre in Gran Bretagna, e quindi c'è stato un vantaggio di tutti, della Nissan, del governo. La Nissan che ha guadagnato, il governo che non ha più avuto spese senza ricevere in cambio nulla, spese improduttive, e lavoratori che hanno continuato a percepire il loro salario. Alessandro, quanto pensi che sia realistica la possibilità di introdurre in un governo dell'economia, in un mercato come quello italiano, una flat tax per quanto riguarda le imprese, le piccole e medie imprese? Beh, qui il problema è appunto è di corporazione. Io credo che sia molto difficile, perché in questo caso ci sarebbe una sollevazione di scudi, ecco, lo dico sinceramente. Credo che sia difficilmente proponibile una misura del genere, soprattutto perché le eco di questi giorni fanno venire in mente la possibilità di elezioni. Se nell'immediato non ci sarà un'elezione, perché dovremo affrontare una finanziaria, è stata appena approvata una manovra da 24 mila miliardi di euro, potrebbe andare tutto a puttane letteralmente se ci fosse una crisi di governo, e quindi non credo che sia questo il momento di proporre questo, o meglio, non credo che proporranno una misura del genere in questo momento. Sarebbe interessante, ma non realizzabile nel breve. Un'altra domanda che ti voglio fare sempre io è questa: quanto, ecco, i radicali sono stati promotori di un referendum che tendeva ad abrogare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in quella parte in cui di fatto rende il vincolo del contratto di lavoro un vincolo paragonabile ad un contratto, ad un matrimonio sostanzialmente, cioè questa indissolubilità. Quanto secondo te l'abolizione dell'articolo, di quella parte dell'articolo 18 e di altre parti ormai obsolete dello Statuto dei lavoratori potrebbe servire per innescare un rilancio dell'economia e dell'occupazione? Per me sarebbe fondamentale, a condizione che però si completi la riforma Biagi, perché è chiaro che se si toglie una garanzia non si può lasciare il lavoratore senza tutele. Credo che il matrimonio senza divorzio sia una iattura e si trovino poi delle forme surrettizie per poterlo superare. Se ci fosse una libertà di entrata e di uscita molto diversa da quella attuale nel mercato del lavoro, e soprattutto se ci sia una capacità di fornire un sistema di welfare alternativo a quello della cassa integrazione, quindi un sistema di welfare destinato al lavoratore e non all'imprenditore, sarebbe possibile. Appunto, l'articolo 18 per me è una pietra al collo di qualsiasi imprenditore voglia fare dei progetti nel medio, nel breve, nel lungo periodo. Ci sono delle condizioni di mercato in cui c'è bisogno di maggiore manodopera, e ci sono condizioni di mercato in cui c'è bisogno di minore manodopera. Questo non vuol dire che si deve sfruttare il lavoratore. Bisogna poter garantire una occupabilità quando ci sono delle situazioni di espansione del mercato, e quando questo mercato, in un particolare settore, conclude il proprio ciclo di crescita, questi lavoratori devono essere accompagnati verso una riqualificazione, quindi un sistema di welfare che gli dia formazione continua, gli dia la possibilità di avere un reddito nella fase in cui devono essere ricollocati in altri settori. E una volta adempiuto a un'eventuale ricerca di competenze ulteriori e aver sostenuto questo lavoratore, il lavoratore, non l'imprenditore, trovare un nuovo posto di lavoro in cui fargli proseguire la propria attività. È fondamentale per un sistema globale di economia molto, molto mobile. Noi non possiamo continuare ad avere il gesso e voler fare
una corsa sui 100 metri, la perderemo sempre se saremo ingessati, però è chiaro che questo, lo specifico, sono d'accordo. Bella immagine quella dell'essere ingessati, in effetti viviamo in un'economia ingessata da vari fattori. Accidenti se viviamo in un'economia. Veramente efficace come immagine. Un'altra domanda che... Prego Alessandro, scusa. Stavo ripetendo il concetto, quindi prego, lascio a te per un'altra domanda. Un'altra domanda che arriva dalla chat, da Antonio: la piccola dimensione, vocazione o necessità? Ma guarda, io credo che sia una cosa psicologica, su questo sarò feroce, credo che l'italiano è una persona che difficilmente tende a condividere il comando, molto spesso le piccole imprese rimangono tali perché c'è la necessità del controllo assoluto delle scelte gestionali all'interno dell'impresa, c'è un capitalismo familista, l'abbiamo definito, il papà che lascia il figlio la titolare dell'impresa. Fusioni, trasformazioni, accrescimenti comporterebbero una cogestione, una decisione fatta da più teste. Questo è un dato sociologico che in Italia è particolarmente forte, quindi crea una dimensione della piccola impresa, perché continua a dire la piccola impresa, o più che la media, è in Italia il nervo fondante. C'è un problema culturale, questo è sicuro, è una necessità frutto e discendente direttamente di una cultura. Allora, innanzitutto arrivano i complimenti dalla chat, davvero bravo Alessandro, cresciuto bene, complimenti. E l'altra domanda che ti arriva sempre da Antonio è questa: ti piacerebbe TV Radicale anche come veicolo di cultura d'impresa? Sì, certo, io credo che TV Radicale possa essere veicolo di una cultura politica generale che è basata su... Io credo che noi abbiamo delle lenti particolari, noi guardiamo l'uguaglianza, la democrazia, la competizione con le lenti dello Stato di diritto, e anche questa trasmissione iniziale, cioè questa trasmissione è iniziata con la necessità e una volontà di ribadire un principio, il rispetto dello Stato di diritto. Credo di sì, credo che questa televisione possa dare voce ai tantissimi temi radicali che sono legati da questo minimo comune denominatore. Noi siamo dei liberali e soprattutto siamo degli attenti fautori del rispetto dello Stato di diritto, perché democrazia senza mercato è impossibile, mercato senza democrazia è invece possibile, l'abbiamo verificato, non è solo il Cile degli anni 70, ma è anche la Cina dei giorni nostri. Se non si riesce a comprendere che il rispetto dello Stato di diritto garantisce contemporaneamente mercato, democrazia, diritti dei singoli e degli associati, noi non riusciremo a fare quel salto di qualità che innanzitutto politico e culturale in Italia, ed ecco perché credo che sia necessario parlare dei temi economici nella TV Radicale, perché abbiamo un'impostazione che è diversa da quello normalmente udibile in altri luoghi di comunicazione, cioè una sorta di tifo, coloro i quali difendono i poveri proletari e dall'altra parte coloro i quali difendono i poveri imprenditori. Ora, i poveri proletari, è vero, sono spesso sfruttati, non hanno le tutele del welfare to work che noi proponiamo, allo stesso modo sappiamo che ci sono grandi imprenditori confindustriali che non utilizzano il mercato ma utilizzano l'abuso di posizioni demonanti grazie a delle regole scritte male appositamente dal legislatore e ancor peggio applicate. Quindi credo che se ne debba parlare, anche perché l'economia è un paradigma del caso Italia. E sicuramente i prossimi appuntamenti con Alessandro Massari saranno l'occasione proprio per approfondire vari aspetti dell'economia, del governo dell'economia e vari aspetti di quella che è la posizione radicale, l'iniziativa politica radicale, perché le nostre non sono mai semplici posizioni da Kama Sutra politico, come dice spesso Marco Pannella, ma si traducono sempre in iniziative politiche concrete. Infatti abbiamo aperto proprio descrivendo quello che è un progetto di legge presentato proprio tra l'altro da un deputato radicale quale è Marco Beltrandi, e al quale ha lavorato Alessandro Massari. Un'altra domanda che... Prego. Su questo voglio aggiungere che tutto quanto questo progetto è nato al congresso di novembre dei radicali italiani, la sensibilità di Marco Beltrandi ha fatto sì che si potesse lavorare praticamente in Parlamento, ma l'interlocuzione politica di Mario Staderini e di Michele De Lucia è stata fondamentale, perché entrambi hanno compreso come fosse necessario un lavoro a galassia, quindi dal congresso di Chianciano è poi nata un'interlocuzione con imprese che resistono e che da Mario, Michele, me e Marco ha poi prodotto questa proposta di legge, perché poi un'altra delle cose che ci connotano è la competenza. Possiamo fare discorsi sui massimi sistemi, ma poi bisogna andare a far rispettare quello Stato di diritto. La proposta di legge appunto ha questa ambizione.
Un'altra domanda che arriva dalla chat da parte di Lafayette: intanto i nostri ascolti continuano ad essere costantemente alti, almeno per quelle che sono le medie di una web TV. Lafayette chiede: tempo fa la Russia ha lasciato intravedere un'apertura al ritorno di una sorta di gold standard. Quanto secondo te c'è di verosimile in questa ipotesi? Credo che non sia verosimile, perché l'economia mondiale in questo momento non può avere un collegamento a un bene oggettivamente quantificabile, quale è l'oro, appunto, il gold standard. E è questo il problema che ha creato poi la crisi. Non essendoci più il collegamento al gold standard, è stata possibile quell'emissione di moneta che ha inflazionato di fatto i mercati mondiali, perché c'è stato un eccesso di denaro, di dollari, per essere molto espliciti, in tutto il mondo. Se ne parla in molti ambienti, se ne parla addirittura in Casa Radicale, perché c'è Alfredo Pausulo, membro del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, che spesso evoca queste tematiche, non parlando esplicitamente di ritorno al gold standard, ma proponendo un paniere di beni che possa fare da riferimento per verificare effettivamente i rapporti tra monete. Credo che l'abbandono del gold standard abbia creato dei problemi a cui si è data una soluzione parziale. Indietro non si torna, ma su quella linea bisognerebbe continuare a ragionare per poter dare maggiore certezza all'economia, che dovrebbe essere fatta di certezze. Ecco, una domanda che ti voglio fare io, Alessandro, è questa: quando esploderà la bomba cinese? Ma vedi, quando esploderà gli Stati Uniti, perché più che bomba cinese qui c'è un problema: la Cina è praticamente debito pubblico americano, giusto? A questo ti riferisci? Esatto, perché questo, quando ci riferiamo alla stessa cosa, credo, sì, hai ragione, scusami, la bomba cinese, cioè quando la Cina andrà all'incasso dei titoli del debito pubblico statunitense. Sai, quando uno ha un piccolo debito il problema è del debitore, quando uno ha un grande debito il problema è del creditore, quindi io credo che la Cina in questo momento non abbia alcun interesse ad andare a far saltare l'economia statunitense, prova ne sia che lo yuan è stato svalutato come da richieste fortissime da parte di Obama. Come dire, non si può andare a strozzare il massimo acquirente dei prodotti cinesi. Quindi la Cina è contemporaneamente in una situazione di grande forza e in una situazione di grande debolezza, perché ha i titoli del debito pubblico di un paese che in questo momento non è più forte come si poteva immaginare 10 anni fa. Io ricordo il nuovo ordine mondiale, che era basato non solo sulla forza economica ma anche su quella militare. Ecco, in questo periodo mi sembra che sia posto in serio rischio sia la supremazia militare che la supremazia economica. La bomba cinese non credo esploderà in questo momento, perché sarebbe del tutto irrazionale. Non ci sono i denari per poter andare a immediatamente, in un'unica soluzione, andare a saldare il debito che nel corso degli anni gli statunitensi hanno accumulato nei confronti dei cinesi, hanno consumato un reddito maggiore di quello prodotto. In questo momento la Cina è in grado di influenzare le politiche economiche statunitensi, perché è appunto proprietaria del debito pubblico statunitense, ma allo stesso modo gli statunitensi possono influenzare i cinesi, perché c'è il rischio concreto che non rendano quanto dovuto, detto proprio in soldoni, in modo brutale. Siano insolventi sostanzialmente. Ecco, Antonio Borrelli ci fa una proposta di rubrica: nuovi scenari tecnologici ed economici per le piccole e medie imprese. Questa volta non mi sono impappinato su piccole e medie imprese. Cosa ne pensi? Sarebbe interessante, anche perché ho detto, nuovi scenari economici per le piccole e medie imprese sono fondamentali. Tecnologici ed economici. Sì, perché credo che alcune piccole e medie imprese possano svolgere il ruolo che propone Antonio, cioè un ambito di ricerca con nuovi scenari tecnologici. Sulla parte economica è fondamentale, perché credo che le piccole e medie imprese debbano essere selezionate, ridursi nel numero e aumentare la qualità. Questo aumento della qualità è legato a un nuovo scenario tecnologico, quindi le due cose si legano. Ritorniamo al discorso che ha aperto questa trasmissione: non si può buttare il bambino con tutta l'acqua sporca, quindi in una situazione in cui il 98% delle imprese è piccola e media, noi dobbiamo garantire il rispetto dello Stato di diritto. In prospettiva però è naturale che sarebbe auspicabile l'incremento della grande impresa. La grande impresa può nascere anche dalla fusione di tutti, di piccole e medie imprese che si riuniscono in consorzi, che possono dar vita a nuovi scenari tecnologici che sono, come dire, prodromici a uno sviluppo economico successivo. L'Italia è sempre stata particolarmente veloce, grazie alla dimensione della propria impresa, nel recepire nuove istanze. Questo è un vantaggio. Lo svantaggio, l'abbiamo detto, è una scarsa propensione all'investimento e ricerca, perché le piccole imprese hanno dei fatturati che questo non glielo consente.
Insomma, io credo che sia assolutamente da analizzare perché le piccole e medie imprese non sono né buone né cattive in assoluto, dipende dal settore, dipende da chi le guida, dipende dalle finalità con le quali vanno avanti. È chiaro che se vogliono l'abbattimento delle tasse senza contemporaneamente sviluppare la ricerca è un sopruso, se invece c'è la possibilità di trovare soluzioni anche normative del genere sono assolutamente da proporre e da portare avanti. Sì, concordo con Antonio Borrelli. Bene, Alessandro, vediamo se ci sono altre domande dalla chat. Io mi ero un po' distratto perché stavo preparando l'altro collegamento. Leggiamo un attimo cosa dice. Tempo fa la Russia, chiede Lafayette, tempo fa la Russia, lasciate. No, questo l'abbiamo già letto. Sì, è il Scusate. gold standard, sì. È il gold standard. Allora, perfetto, continuano i complimenti dalla chat. Alessandro, siamo quasi in conclusione, mancano 4 minuti. La prossima volta vedremo di cominciare puntuali alle 12. Ti volevo chiedere questo. Ecco, riprende con le sue sperimentazioni le trasmissioni la TV radicale, la Web TV radicale. Non so se ti è capitato di guardare il nostro sito, le trasmissioni, le due trasmissioni che in precedenza abbiamo fatto. Ritieni che questo possa essere uno strumento non solo di vetrina, diciamo, per il militante radicale ignoto o anonimo, ma anche di lotta e di iniziativa politica? Secondo te lo può diventare? Sì, lo ritengo assolutamente. Io ho partecipato in un altro periodo, quello durante la fase della campagna elettorale, a un'iniziativa che vede la sua logica prosecuzione in questi giorni. Lo ritengo uno strumento utile, necessario e infatti quando mi hai proposto di parteciparvi ho aderito convintamente, come ben sai, lo dico pubblicamente. È uno strumento, dobbiamo percorrere tutte le strade per poter raggiungere i nostri obiettivi e questo non è solo uno strumento, ma credo che possa essere uno strumento utilissimo per l'oggi, ma fondamentale per il futuro. Alessandro, l'ultima domanda, di cosa ci occuperemo nella prossima trasmissione? Già pensato a qualcosa? Ma io volevo proporvi una lettura del capitalismo italiano fondata sulla critica della grande impresa, del rapporto tra Confindustria, sindacati e governo, l'accenno che avevo fatto prima al comportamento di Marchionne, che pur non condividendolo nelle finalità sta oggettivamente facendo saltare il capitalismo inquinato che Ernesto Rossi ha così ben descritto tanti anni fa e che purtroppo ancora connota l'attualità del paese. Alessandro, veramente grazie, è stata una bellissima trasmissione, sarà interessante anche questo tema da trattare con te. Un'ultima domanda ti voglio fare, l'ultimissima, prometto, visto che abbiamo ancora un minuto, e la domanda è questa. Come pensi che Radicali Italiani, tu fai parte, voglio ricordarlo, anche della direzione nazionale di Radicali Italiani, come pensi che arriveremo come movimento dopo quest'anno? Trascorso, ormai quasi concluso con la segreteria di Mario Staderini e Michele De Lucia. Come arriverà il movimento al congresso? Secondo te siamo cresciuti? In che modo? E quali sono soprattutto le potenzialità di crescita che ancora il movimento ha? Guarda, siamo cresciuti su due temi apparentemente diversi. Noi abbiamo avuto la segreteria di Antonella che è stata meritoria perché ha impostato un lavoro che sta dando i suoi frutti adesso sull'anagrafe pubblica degli eletti e purtroppo le vicende legate alla quotidianità ci stanno facendo scoprire quanto fosse preveggente. Mario Staderini e Michele De Lucia hanno saputo dare un passo in più, hanno saputo portare sul piano della rivolta sociale, cioè andando a parlare con gli ultimi. E questa necessità di rinnovamento, contemporaneamente sviluppando anche le dinamiche economiche. Ecco, credo che poter stare all'interno della società, parlando sia con gli immigrati, sia con i carcerati, sia con i tossicodipendenti, sia con i piccoli imprenditori, con i grandi imprenditori, cioè riuscire a immaginare la società nel suo complesso, come dicevo, con una lente che è in grado di guardare le realtà che ci accadono. In modo oggettivo, uniforme, oggettivo no, sarebbe veramente eccessivo, ma uniforme, il rispetto dello Stato di diritto sia fondamentale. C'è stata questa crescita da un aspetto specifico che in questi giorni si sta dimostrando fondamentale, e Antonella l'ha individuato con grande anticipo, c'è la logica prosecuzione di Mario Staderini e di Michele Di Lucia che hanno allargato il novero degli argomenti che meritano attenzione, trasparenza, conoscenza, per poter superare lo stallo in cui si trova la società italiana. Alessandro, davvero grazie. Ringraziamo Alessandro Massari. Intanto
hai cominciato, eravamo a 16 viewers contemporaneamente, e durante, adesso siamo arrivati a 23-24, in realtà io ne vedo molti, molti di più, diciamo, che si collegano via Facebook, siamo attorno ai 40, quindi diciamo che è veramente tema importante, denso, difficile, e sei riuscito con il ritmo incalzante col quale riesci a tenere la tua conduzione ad aumentare l'interesse, e infatti continuano i complimenti che arrivano dalla chat. Ringraziamo, la parola a te Alessandro, se vuoi salutare. Sì, voglio salutare te e tutti quanti i fruitori di questa web TV, perché telespettatore mi sembra limitativo. Un appuntamento allora la prossima settimana sul tema che abbiamo detto, e grazie per i complimenti. Ricordo anche a te Alessandro che tutto quello che noi trasmettiamo lo registriamo e poi è visionabile già il giorno dopo su www.tvradicale.it, quindi te stesso, se ci tieni, e tutti gli altri che non hanno potuto vedere in diretta questa trasmissione in realtà potranno vederla sul nostro sito, che tra l'altro, pur essendo nato da soli 10 giorni, ha degli ottimi, veramente ottimi accessi, ci sta dando delle soddisfazioni. Con molto piacere. Grazie Alessandro, salutiamo Alessandro Massari in collegamento da Roma, addirittura dalla stanza del segretario Mario Saderini, e proviamo a collegarci, diciamo, ad avviare il prossimo collegamento, che è con Caserta, con un compagno di Caserta che è il segretario dell'associazione radicale di Caserta, Legalità e Trasparenza, e cioè Luca Bove. Ciao Roberto.